Andrea Gambuzza e Ilaria Di Luca, che sono i protagonisti di Testa di Rame, lo spettacolo di apertura di Racconti da Mare. Uno spettacolo che parla di mare e ma soprattutto la storia di un palombaro e il suo amore. Scintilla e Rosa, mi sembra. Chi è Scintilla? Come nasce questo personaggio? Il personaggio di Scintilla nasce dai racconti che un nostro caro amico Gabriele Bonomo ci ha fatto una volta parlandoci di suo nonno che faceva il palombaro nel porto di Livorno, ma era un palombaro diciamo un po' sui generis, un pioniere dell'arte, un po' un outsider lo definiremmo oggi, uno che stava bene libero. E lui si chiamava Ugo, il suo soprannome era Testina. E noi abbiamo scelto di omaggiarlo, lui dando il soprannome Scintilla al mio personaggio, ma soprattutto omaggiare il rapporto, diciamo, di odio-amore, di guerra, il belligerante, odio, diciamo, un rapporto burrascoso che aveva con la moglie, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Che si chiamava Rosa anche nella vita. Era di secondo nome, Sì, l'abbiamo scoperto e... È una donna altrettanto volitiva e determinata che metterà un po', come dire, pepe alla storia, però non vi svegliamo troppo perché sennò insomma, dovete venire a conoscere questi due personaggi molto livornesi. Questo è un palombaro. Vedi davvero. E c'è presente quelli che vanno in fondo al mare con la tuta e col casco e con quel tubo lungo lungo per respirare. E quelli sono palombari. Il lavoro scritto a quattro mani da me, Gabriele Benucci, è un lavoro di inchiesta. Parte da un racconto che appunto è stato biografico, quello che ci è stato tramandato, che abbiamo un po' poi approfondito attraverso delle interviste e tanta documentazione perché è comunque un affresco della Livorno del dopoguerra, quindi capire cosa avveniva, come avvenivano, quali erano i drammi che si sono vissuti e quali erano le strategie di sopravvivenza che si sono attuate da chi, come in questo caso, è rinato anche proprio economicamente dal mare, è stato un po' quello che abbiamo voluto raccogliere e fotografare e ci siamo riusciti. Bisognava stare attenti però ogni spiffero a tutto, così do ordine a tutti, tappassi la bocca e da andarsi a preparare. Quell'uomini! Avete visto mio pastor Mario? Buonasera! Buonasera! Come Mario Signorza? Cerchi Mario? Sì, cerco Mario. Ma perso? Ma perché? A lui c'era pazzo dove l'ho visto a fare. Per farlo abbiamo fatto uso del dialetto, diciamo siamo stati, verrebbe da dire, dei pionieri anche in questo, perché lo spettacolo è del 2010 ed è stato uno dei primi spettacoli di narrazione in dialetto livornese che è stato fatto qua e quindi insomma siamo molto contenti di farlo in un posto che ci sembra in una cornice ottimale, sì. Ideale proprio. Va bene, perfetto, vi aspettiamo in scena il 29 dicembre alle 4 qui alla sala del relitto dell'Acquario di Livorno. E noi vi aspettiamo numerosi. Ciao.